Ciao ragazzi, tutto bene? Tutto bene, sì, sicuramente tutto bene. Credo che oggi le cose andranno un po' meglio, vedo che lo streaming oggi è buono, insomma, ok, audio e video ok, vedo che Jay scrive questo, quindi benissimo, dai, oggi dovrebbe andare tutto bene. Allora, com'è andato il weekend? Tutto bene? Ecco, io ho avuto un weekend bello impegnato, con una bellissima conclusione ieri sera, della quale poi vi parlerò, anche con un brevissimo filmato che mi ha appena mandato Mary Libellula, che poi comunque vi farò vedere. Allora, dunque, intanto incominciamo da raccontare quello che succede. Ah, dunque, ecco, già ero un po' in confusione, vi faccio subito una piccola premessa prima di partire con le cose che ho fatto nel weekend. Una cosa velocissima, per coloro i quali devono ancora venire a New York, è una cosa che ho già fatto vedere l'anno scorso, ma magari la faccio rivedere quest'anno in modo che sia una cosa utile. Quando sarete sull'aereo per arrivare a New York, vi verranno consegnati dei moduli da compilare e che dovrete presentare poi diciamo, al gabbiotto dell'ufficio immigrazione. I moduli sono due, uno è questo qui verde, questo che dovrete compilare e consegnare, e poi il talloncino viene staccato e viene pinzato sul passaporto. Importante, ricordatevi quando lasciate poi gli Stati Uniti di controllare che questo tagliandino venga staccato dal passaporto, perché altrimenti risultate non essere mai usciti. Secondo modulo che vi daranno è questo. Oggi mi va a scatti? No, non dovrebbe andare a scatti. Io lo vedo, io diciamo, la monitorizzazione del video e per me va tutto bene. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Questo è il secondo modulo, diciamo che è quello per la dogana. Qui dovreste, anche questo dovete compilarlo e niente, lo consegnate poi all'ufficio immigrazione. Oh, altra cosa, ultima, prima di ripartire con la puntata, ve l'avevo promesso, la nuova mappa della metropolitana. Vedete, questo qui, aspettate, è del 2010, lo avvicino, vedete, eccolo qua, 2010, e questa, niente, la nuova mappa, ve la faccio vedere, è un'anteprima anche per me, che non l'ho ancora aperta, per cui, ecco, questa qui è la nuova mappa della metropolitana, vediamo, Manhattan, è così. Ecco, vi faccio vedere un po' in forma estesa. Eccola qua, questa è la nuova. Dicono che, vabbè, rispetto alla precedente, vedete, Manhattan è un po' più grande e hanno ridotto un po' la parte che riguarda Staten Island. Comunque, vabbè, questa era la cosa che vi dovevo e ve l'ho fatta vedere in anteprima. Ecco, questo sto lavorando per voi, ragazzi. Il vostro inviato sta lavorando per voi. Va bene, finito con queste premesse, partiamo con raccontare diciamo, il weekend e le giornate che ho fatto qui a New York. Dunque, ci sono state due cose, secondo me, due chicche che vi consiglio di vedere, una soprattutto, poi dopo ne parliamo. Allora, intanto partiamo da venerdì. Venerdì, come mio solito, quando arrivo qui, la prima cosa che faccio è devo andare a comprare delle lampadine in un negozio particolare che è molto fornito. Tra l'altro, sono andato in questo posto, ma le ho prese, ma ho visto che non vanno bene. Quindi adesso dovrò tornarci e vedere se riesco a farmele cambiare. Quindi, per andare in questo negozio, ho percorso. Questo negozio si trova sulla 60ª e tra la seconda e la terza Avenue, e ho percorso tutta la sesta Avenue. Questa volta, l'anno scorso avevo fatto la Broadway, questa volta ho fatto la sesta, e così vi faccio vedere un po' di New York, dalla sesta al sud di Central Park e cose di questo tipo. Vabbè, intanto partiamo allora subito, vi faccio vedere il filmato, eccolo qua. Allora, qui sono partito sulla sesta, ecco. Sesta Avenue, che come molti di voi sapranno, viene chiamata anche Avenue of Americas. Questo è l'Hotel Hilton.
Ecco, una cosa che ho notato rispetto all'anno scorso, adesso poi l'ho fatto, non mi ricordo, questo è il solito, per chi è venuto a New York conosce bene questi baracchini che vendono gli hot dogs in mezzo alla strada, e Letterman dice che si capisce quando arriva la primavera dal fatto che questi baracchini cambiano l'acqua con la quale fanno gli hot dogs. Questo è l'Hotel Warwick, l'ho fatto perché a volte nel forum se ne è parlato, per cui l'ho voluto mostrare. Ecco, e queste fontane io non me le ricordavo, onestamente mi ricordavo la parte sotto, ma queste palle sopra con questi giochi d'acqua onestamente non me le ricordavo. Non so se è una cosa che c'era anche prima e non l'ho mai notata, oppure se è una cosa nuova, questo non ve lo so dire. Questo sempre i soliti baracchini. Intanto, ragazzi, in chat fatemi sapere se va tutto bene, se è fluido, se ci sono scatti, se ci sono cose che non vanno. In modo che audio ok, video ok, perfetto, va bene. Allora, se Ajay mi dice così, vado tranquillo. Lui che è un esperto, mi sembra di aver capito. Ok, questa Chase, questa è una banca. Banche a New York ce ne sono di parecchi tipi, Chase e Bank of America sono le principali. Poi avete visto quello Staples, ecco, questo è, eccolo qua, questo vedete è una catena di cancelleria, cartoleria, tutti i prodotti, diciamo, che serve, penne da scrivere, matite, tutte queste cose qua. È una catena, si trova in tutta New York, fanno anche le fotocopie, quindi se avete bisogno di fare fotocopie andate lì e ve le fanno. Ecco, questa è la parte sud di Central Park, e qui, ecco, questo invece è il Plaza, è l'ingresso del Plaza. Questo l'ho già fatto vedere anche l'anno scorso, ma siccome il tragitto che ho fatto era lo stesso, quindi ve lo sto riproponendo. Questo è il Grand Army Plaza, dove sono queste carrozze, quei cavalli per i turisti, se vogliono andare a farsi un giro per New York oppure nel Central Park, lì noleggio, non so quanto costino, ma onestamente non l'ho mai presa, però c'è. Questo è l'ingresso del Plaza, e questo il Plaza è un grande albergo. Adesso ultimamente hanno fatto anche degli appartamenti dentro che affittano, e come ho già detto anche l'anno scorso, qui sono stati girati molti film e anche molte commedie sono state prese da qua, tipo un appartamento al Plaza di Neil Simon. Questa è la Pulitzer Fountains, che si trova in Grand Army Plaza, appunto. Ecco, e qui invece poi mi sono incontrato con Mary Libellula, che abita lì vicino, e mi ha portato in questo posto che io non conoscevo. Diciamo, è una passeggiata che va parallelamente all'East River. Quello che vedete è il ponte, è il Queensboro Bridge, è il ponte che collega Manhattan con il Queens. Lì in mezzo c'è, come si chiama, Roosevelt Island, e qui c'era anche la funivia, che però adesso è in riparazione, in manutenzione, quindi in questo momento non è attiva. Ecco, vedete, qui c'è tutta questa lunga passeggiata dove le persone vanno lì a fare jogging. Ecco, grazie, East River Park. Ecco, Mary Libellula mi ha subito corretto, mi ha dato anche diciamo, il nome corretto. Ecco, questa è lei, siamo andati insieme, per cui ecco che vi saluta tutti e vi mostra, e vi mostra tutto ciò che si vede qui sull'East River e la passeggiata qui. Ecco, questo invece lì sotto ci sono questi recinti per i cani, ce ne sono due di recinti, uno per i cani di taglia più piccola e uno per i cani di taglia più grande, dove vanno lì a fare le proprie cose. C'è anche hanno messo una specie di vasca anche, che fa tipo da piscina, insomma, vabbè, insomma, se uno deve portare i cani in giro e non sa dove portarli, questo è un buon sistema. Ecco, questo è immediatamente a sud, no, aspetta, scusate, a nord del Queensboro Bridge, e subito dopo il Queensboro Bridge, andando verso sud, c'è il famoso Sutton Place, dove c'è la famosa panchina sulla quale si è seduto Woody Allen e Diane Keaton per il film Manhattan, che molti di voi avranno visto, che vi ho già fatto vedere anche l'anno scorso. Ecco, poi qui sull'East River passano queste chiatte, perché voi come sapete l'East River dà accesso all'oceano, e quindi questo è anche un modo per poter, diciamo, un sistema per avere un mezzo di trasporto per navigazione, per trasporto marittimo e così via.
Ecco, e qui finisce la parte di venerdì. Poi vabbè, niente, venerdì ero particolarmente stravolto, ragazzi, perché come ho già scritto anche sul forum, avevo dormito 2 ore il primo giorno e 4 ore il secondo giorno, quindi ero veramente cotto, cotto, cotto. Però insomma, poi alla fine insomma, siamo riusciti a fare questa cosa. Poi la sera sono crollato, sono andato a dormire. Vabbè, insomma, ho recuperato un po'. Diciamo che ho recuperato un po'. Va bene, adesso finita questa cosa di venerdì, passiamo a sabato. Sabato è una cosa che è abbastanza, un po' più lunga, che vedrete. E qui vi farò vedere un po' di cose. Dunque, la chiave di quest'anno per quanto riguarda la descrizione di New York è questa che mi sono dato. Mostrare sì i posti che tutti conoscono, i posti turistici, però all'interno di questi andare a ricercare delle particolarità. Particolarità che mi sono segnalate da un libro che io consiglio se venite a New York, che si chiama Forgotten New York, cioè vuol dire New York dimenticata, e vi segnala delle cose che magari uno non ci fa caso, non le conosce oppure non ci fa caso. E se le perde, mentre invece sono delle cose secondo me notevoli. E quindi quest'anno vedrò di fare così, di mostrarvi una New York classica, anche un po' turistica, in modo che anche chi non ci è venuto possa avere un'idea. Però all'interno di questa di quest'operazione vi farò vedere anche queste piccole chicche che secondo me sono interessanti. Oggi poi in particolare ce n'è una che non so se riuscirò a spiegarvi, ma ci proverò, secondo me è interessante. Va bene. Allora, sabato sono andato in downtown e sono andato a vedere Ground Zero per vedere a che punto fossero i lavori, eccetera, e poi di questo ne parliamo. Come molti di voi sanno, lì a fianco Ground Zero c'è Century 21, che è un grande magazzino che offre prodotti a prezzi scontati. Ecco, io non, cioè, l'avevo fatto vedere Century 21 con una ripresa dall'esterno. Questa volta sono anche entrato e così ho acceso la telecamera, me la sono portata un po' in giro e ho rubacchiato qualche immagine. Per cui adesso vi faccio vedere tutta la parte di Downtown, Ground Zero, però prima partiamo appunto da Century 21 e ve lo faccio vedere subito. Eccolo qua. Questa è la parte esterna di questo grande magazzino. Ecco lì è Ground Zero, ecco vedete che incominciano a intravedersi degli abbozzi di torri, poi dopo ne riparleremo di questa cosa perché ve la spiego meglio. Ecco, questo è l'interno di Century 21. Devo dirvi che rispetto agli altri anni l'ho trovato molto più ordinato. Di solito le cose qui sono messe un po' alla rinfusa, bisogna andarsene un po' a cercare. Quest'anno ho visto che c'era molto più ordine. E qui vendono sia l'abbigliamento, tutto quanto, e anche altre cose per, non so, per la cucina, per, tipo, non so, per la camera da letto, i lenzuola, cuscini, coperte, per il bagno, asciugamani, insomma, c'è un po' di tutto. Ci sono addirittura anche alcuni elettrodomestici, ci sono, non so, vendono valigie, valigerie. Tenete presente che se dovete comprare delle cose, io vi consiglio di venire qui perché spendete veramente molto, molto meno. Non compratevi le valigie in Times Square, nei negozi che sono appunto delle trappole per turisti. Venite qui e pagherete la metà. Poi dopo, ecco, vedete, Samsonite, ho fatto un fermo immagine, il prezzo della valigia Rinato originale dovrebbe essere 435 dollari, loro lo vendono a 209,97 dollari, quindi è più della metà lo sconto. Quindi ve lo consiglio caldamente. Ecco, questo è un altro esempio di valigia. Il prezzo da 3,40 ve la danno a 139,97, quindi prezzi tutti molto scontati. Ecco, e poi qui sono risalito, adesso vi farò vedere anche un po' la parte dell'abbigliamento. Ecco, questo cavalli adesso non so se sia il cavalli dello stilista, però mi sono incuriosito e l'ho ripreso. Comunque ci sono anche altri stilisti, adesso lo vedrete, qui c'è Ferré se non sbaglio. Eccolo qua, Ferré, anche qui tutto abbigliamento a prezzi scontati, tipo blocchista, Versace, vedete, tipo outlet, ecco, diciamo una cosa del genere. Qui, ecco, poi adesso lo vedrete un cartellino di una camicia, così vi rendete conto anche dei prezzi. Ovviamente tenete presente che i prezzi di Versace originali sono già alti, per cui anche se sono scontati comunque costano sempre un bel po'. Vedete questa camicia, adesso stringo sul cartellino, vedete il prezzo dovrebbe essere
275 dollari, invece lì la pagate 119 dollari. Quindi questa è la parte di tutto l'abbigliamento visto dal lato. Ok, finito Century 21, siamo usciti. Ecco, e qui adesso vi faccio vedere un po' di Ground Zero a che punto siamo. Qui la cosa che ho visto è che stanno lavorando veramente di brutto e ci sono queste due torri che si incominciano a intravedere. La prima che avete visto è una torre che è ancora all'inizio, quella invece che state vedendo in questo momento, questa, è l'inizio della famosa Freedom Tower, che sarà la torre più alta, che sarà quella visibile come, anche, come skyline, la torre più alta. Qui vedete che la stanno costruendo, vedete che sono un sacco di gru e ho visto veramente tantissima attività rispetto all'anno scorso, veramente tantissima attività. Questa torre della Freedom Tower la potete vedere anche in webcam su Earth, adesso non mi ricordo come si chiama il sito della webcam, vabbè comunque lo vedete anche su una webcam puntata sempre fissa su Ground Zero. Questa vedete diciamo, come sarà la Freedom Tower. E questo è l'abbozzo. La EFCAM, esatto, grazie di avermelo sottolineato. Ecco, vedete, qui ho fatto, vedete quante gru che ci sono, che stanno lavorando, e proprio c'è veramente un'attività frenetica. Rispetto all'anno scorso mi sembrava che non ci fosse questa grande attività, forse stavano lavorando nel sottosuolo, non ve lo so dire, ma adesso finalmente si incomincia a intravedere qualche cosa. Poi tra l'altro sono andato anche in un posto questo, dove c'è il plastico di come avverrà. In mezzo lì dentro, vedete, ci sono due quadrati che rappresentano il memorial delle Torri Gemelle e intorno ci saranno appunto il nuovo Trade Center. Questo è un video con una simulazione di come sarà la skyline. Purtroppo c'è questo flickeraggio che dipende dal fatto che ho inquadrato un monitor, questo è inevitabile. E comunque vi dà l'idea di vedete di come sarà la skyline inquadrata in un ambiente reale di New York. Ecco, vedete, questo sarebbe come visto, non so, dal Top of the Rock, per esempio, vedete l'Empire e sullo sfondo vedete la skyline del nuovo World Trade Center. Io credo che sia interessante questa cosa perché non l'avevo mai vista, non ho mai visto un progetto di questo tipo così definito. Invece questo. Ecco, poi invece sono sceso, questa è la St. Paul Chapel, dove durante l'attentato delle Torri Gemelle vennero portati i primi feriti, i primi soccorsi, eccetera. E c'è tutto un memorial anche qui con gli oggetti appartenuti alle persone che purtroppo sono scomparse durante quell'avvenimento. E in quel giorno c'era una commemorazione degli scomparsi da parte di come dire, un gruppo dell'Oklahoma e che ha fatto questa cosa alla presenza anche di alcuni superstiti del dramma delle Torri Gemelle. Quindi sono capitato qui dentro mentre stavano facendo questa cosa e c'è questa commemorazione e quindi niente, avete un'idea. La St. Paul Chapel appartiene alla Trinity Church, c'è una cappella che appartiene diciamo, allo stesso gruppo. Oddio, onestamente non è che sia proprio un granché, però diciamo che è diventata un punto di aggregazione per il fatto che c'è appunto il museo, insomma il museo diciamo, questa commemorazione degli scomparsi dell'attentato dell'11 settembre. E qui sono le cose proprio all'americana, vedete discorsi, commemorazioni. Ecco, vedete, qui ci sono anche gli stemmi dei vigili del fuoco che hanno perso la vita lì, fotografie di persone. Molte di queste erano anche messe su dei cancelli che erano all'esterno di Ground Zero, adesso hanno rimosso tutto perché stanno appunto lavorando e è stato portato tutto qui. E qui arriviamo invece alla Trinity Church, sulla quale poi ci soffermeremo un attimo perché qui secondo me c'è proprio una chicca che devo raccontarvi. Questa è la Trinity Church, lì a fianco c'è un cimitero, un po' di tombe, delle quali poi parleremo. Questo è, ecco, vi faccio vedere, questa siamo sempre nella parte di downtown, questa non ve l'avevo fatta vedere l'anno scorso, ma è quindi come cosa turistica secondo me interessante, poi adesso la vedrete anche dentro, è una chiesa anglicana questa, vedete questo è l'interno,
all'interno e non so adesso esattamente cosa stessero facendo. Avevano inibito il passaggio, non si poteva andare verso l'altare. Non so cosa stesse facendo questo pastore, stava spiegando delle cose, non so bene, non mi hanno fatto passare, insomma, ho potuto fare solo queste riprese dal fondo della chiesa, ma non è stato possibile andare verso l'altare. Ecco, ovviamente, insomma, St. Patrick è un'altra cosa, St. John's the Divine è un'altra cosa, ma insomma anche questa, credo, questa qui è la chiesa più antica di New York, frequentata da George Washington, è stata aperta nel 1766, pensate, è un edificio pubblico che è ancora in uso a New York. E qui c'è il cimitero, arriviamo a una tomba particolare, che è questa che adesso vi farò vedere e sulla quale ci soffermeremo un attimo perché è una curiosità. Questa tomba, vedete che in alto ci sono dei grafici, delle specie di iscrizioni. Vedete questi simboli? Ecco, adesso vi faccio vedere pian piano. Vedete questi simboli con questi pallini in mezzo. Ecco, uno dice: ma cosa vuol dire questa cosa? Ecco, cosa ne vuol dire? Allora, la spiegazione. Dunque, intanto aspettate, mi fermo un attimo e vengo in video io. Allora, questa è una cosa che ho trovato appunto su Forgotten New York. Allora, mi sono preso anche degli appunti perché è una cosa interessantissima. Allora, questa qui è la tomba di un certo James Leeson. Dunque, tenete presente che in questo cimitero ci sono sepolte personalità di New York, che ne so, governatori, ex sindaci, stiamo parlando pensate, è stata fondata nel 1766, quindi da quell'epoca in poi, insomma, stiamo parlando di quell'epoca. E mentre invece questa persona, questo James Lason, era un oste e un macellaio. Perché è stato sepolto lì? Perché è considerato uno dei 10.000 massoni più importanti del mondo, da sempre. E, infatti, sotto quei simboli che avete visto c'erano degli altri simboli che appartengono alla massoneria. Per anni le persone si sono chieste cosa volessero dire quei simboli che avete visto intorno alla tomba. Nessuno era riuscito a decriptarli. Fino a che a un certo punto è uscito un giornale della Trinity Church in cui dicevano che finalmente avevano svelato questo enigma. Per questo che vi avevo detto degli enigmisti di stare particolarmente attenti alla puntata di oggi. Adesso torno di nuovo a farvi vedere questa cosa. Vedete, qui c'è scritto: qui giace questo James Leeson. E per decriptare quei simboli bisogna ricorrere a un gioco che tutti noi abbiamo fatto quando eravamo ragazzini e che è intanto questo è un fermo immagine della tomba. Il gioco che tutti noi abbiamo fatto è questo. Aspetta, mi fermo un attimo. Non so se avete fatto anche voi, è quello delle X e dei cerchi. Bisogna fare un tris. Bisogna fare il tris. Allora, in America questo lo chiamano il tic-tac-toe. E per decriptare quella tomba, quei simboli, bisogna costruire tre di queste griglie e comporle in questo modo. Adesso vado avanti in modo che lo capiate. Nella prima griglia bisogna mettere le lettere dell'alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J insieme, perché a quell'epoca i J erano considerati un unico carattere. E con un pallino sopra. Poi andiamo avanti, adesso mi ero fermato un attimo, andiamo avanti. Sulla seconda griglia, vedete, bisogna mettere questo K, L, M, N, O, P, Q, R, S in ordine alfabetico con due pallini, mentre invece sulla terza griglia bisogna mettere le lettere rimanenti che sono appunto T, U, V, W, X, Y, Z. Ecco, questa è la chiave per decriptare questo enigma. Questo me lo sono costruito io con Photoshop, così almeno potete avere anche un'idea di come fare a decriptare questa cosa. Allora, un piccolo particolare, per esempio, noi prendiamo la A con un pallino sopra, vedete che è all'interno di una specie di L rovesciata, perché in quella griglia è all'interno di una L rovesciata. Se noi prendessimo, che ne so, la Q con i due pallini, è all'interno di un quadrato. E così via. Quindi se voi prendete i singoli caratteri, vedete all'interno di quale disegno sono. Adesso vado avanti e adesso ecco, torniamo, questa è la nostra tomba. Vedete che tutti questi simboli non sono altro che dei disegni riferibili a quegli schemi grafici con due pallini, un pallino, eccetera. Adesso vado avanti e
quindi ecco, in questo caso il primo carattere, il primo simbolo che avete visto sulla tomba era quella U rovesciata. Con due pallini. Se noi andiamo nella nostra griglia, vedete che quella U rovesciata con due pallini corrisponde alla lettera R. Andiamo avanti. Poi vedete il secondo simbolo che adesso vedrete è quella specie di quadrato con un pallino in mezzo. E tornando al nostro grafico, vedete che il quadrato con un pallino solo in mezzo è la E, quindi RE. Andando avanti, insomma, decriptando tutto, alla fine si legge, decriptando tutti questi simboli, andando avanti, adesso lo vedrete, si legge la scritta Remember Death, che vuol dire ricordati che devi morire. Ecco, questo è la... Aspettate, mi fermo un attimo solo perché torno in video io. Mi è sembrata una cosa straordinaria questa, una cosa carina da raccontarvi. E così uno che magari non lo sa ci passa davanti alla Trinity Church. Però avete visto questa piccola chicca inserita nel discorso della Trinity Church? Secondo me è una cosa interessante che magari non tutti sanno. Ok, adesso andiamo avanti raccontando invece sempre la parte downtown. Vi faccio vedere, questo è Bowling Green. Anche qui c'è tutta una storia su Bowling Green. È stato il parco pubblico più antico di New York ed è un parco con una storia, guardate, immensa. Io vi consiglio di andare magari su Google, adesso non ve la faccio tutta, andate a cercarvi appunto Bowling Green e vedrete cosa è successo in questo parco. Stiamo parlando dei tempi proprio di George Washington, di quei tempi lì. Quindi è una cosa secondo me molto interessante da seguire. Poi tra l'altro, ecco, per quanto riguarda Bowling Green è famoso per un'altra cosa della quale vi dico dopo, che invece quella è molto turistica, molto molto turistica, ci saranno passati tutti. Ecco, questa è una fontana. Quindi vi consiglio davvero, andate su Google e cercatevi Bowling Green perché è una storia veramente interessantissima. Ecco, Bowling Green è davanti alla famosa palla Memorial delle Torri Gemelle, vedete che era lì alle Torri Gemelle. La cosa che però è particolare è che tutti guardano questa palla, giustamente, ma se voi guardate a sinistra, c'è quest'altra costruzione bellissima che è la stazione della metropolitana. Anche questa è si chiama Battery Park Control House ed è stata aperta nel 1905. Pensate un po', è una delle più vecchie stazioni delle metropolitane. Quindi se venite a New York, guardate, ovviamente questo è un punto turistico perché appunto c'è la palla delle Torri Gemelle, c'è Bowling Green, però a fianco, guardate, c'è questa cosa, dategli un'occhiata perché è proprio carina, carina, carina. E poi la cosa che vi dicevo di Bowling Green, quella proprio assolutamente turistica, è il famoso toro. Tenete presente che qui siamo in zona Financial District, per cui borsa, eccetera. Sapete che i due simboli della borsa sono l'orso quando la borsa va giù e il toro quando invece la borsa va su. E questo è un punto, come dire, d'incontro di tutti i turisti, si fanno fotografare davanti al toro e adesso poi lo vedrete, là di dietro c'è la superstizione che dice che toccando i testicoli di questa statua porta fortuna. È un destino dei tori questo, credo. Anche a Milano in galleria c'è un mosaico per terra dove c'è un mosaico appunto di un toro, dicono che mettendo il tacco sopra i testicoli del toro e facendo un giro di 360 gradi, questo porta fortuna. Insomma, rimanendo nel tema, tutte palle. Ok, e niente, e quindi a questo punto qui siamo verso la fine della giornata di sabato. Ah, ecco, no, ecco, c'è quest'altra cosa. Nel forum avevano chiesto questa costruzione, questa scultura dove si trova. Ecco, siccome ci sono capitato, ve l'ho documentata e quindi c'è l'indicazione esattamente dove sia e vedete che è l'incrocio tra Liberty Street e la Broadway. Liberty Street è dove anche c'è la Federal Bank, si può fare un tour all'interno, se avete tempo, magari chi viene a New York se lo faccia. Vedete tutto lì in zona, c'è questa cosa, c'è la Trinity Church e c'è appunto, lì in fondo c'è Ground Zero, siamo proprio tutti in zona. Ok, e torno in video io.
Bene, questa è la giornata di sabato. Beh, credo di essere stata interessante, ma questa cosa della tomba, secondo me, è una piccola chicca che giustamente, come leggevo anche sulla chat, secondo me anche molti newyorkesi non la sanno questa cosa. Va bene, parlato adesso di sabato, passiamo alla giornata di ieri, di domenica. Allora, anche qui, ieri ho deciso di appunto andare in posti abbastanza turistici, però sempre inquadrando delle piccole chicche. E mi è successa una cosa, ragazzi, straordinaria, della quale poi ne parleremo. Allora, sono andato al quartiere cosiddetto di Hell's Kitchen. Allora, Hell's Kitchen è stato uno dei quartieri più malfamati di New York nel passato, nel 1920 in poi è stato terra di gangs, omicidi, era proprio veramente un quartiere malfamato. Ultimamente è diventato uno dei quartieri, secondo me, più belli di New York, molto tranquillo, molto residenziale, con delle costruzioni molto belle, e viene chiamato, diciamo, il centro della ristorazione etnica. Perché ci sono un sacco di ristoranti di tutte le etnie, vedete, troverete, non so, indiani, giapponesi, francesi, tutto, insomma, tutte le etnie, per cui è un po' conosciuto anche per questo. Comunque, adesso vi mostro anche la giornata di ieri. Partiamo dalla Ottava Avenue e dalla vista del Milford Plaza, che è un albergo dove andavo spesso io quando venivo qui a New York. Adesso è totalmente chiuso perché dovrebbero ristrutturarlo, però ho letto che insomma sono fermi con la ristrutturazione perché con la crisi. Insomma, scusate che sento un suono. Non so cosa sia, vabbè. Ah, no, sono delle campane, ecco, sono le campane di una chiesa qui vicino, niente, niente, come non detto. E vi dicevo, il Milford Plaza che in questo momento è fermo come ristrutturazione perché con la crisi non hanno più i soldi per andare avanti a ristrutturare. Un vero peccato perché era un albergo buono, insomma, un buon rapporto qualità-prezzo. Comunque, vabbè, adesso andiamo avanti con la descrizione, partiamo. Questo è il Milford Plaza, l'albergo che vi dicevo, si trova sull'ottava e tra la 45esima e la 46esima. Io adesso qui sono sceso per la 46esima, mi sembra, non ricordo bene. Ecco, questo è l'inizio, diciamo, la parte ovest dell'Ottava Avenue, cioè quindi nona, decima, eccetera, è tutta appunto la zona di Hell's Kitchen. Ecco, vedete, qui sono tre ristoranti, questo si chiama La Rivista, ristorante La Rivista, questo è un altro ristorante, questi sono ristoranti italiani. Ed è una zona secondo me molto carina questa, il Becco, vedete, questo è un altro ristorante italiano. Ecco, se magari Capri, un altro ristorante italiano. Poi ovviamente, ecco, siamo sulla 46esima, qui stiamo incrociando la Nona Avenue, vedete lì sulla destra c'è un ristorante giapponese, credo che sia Yum Yum, non so. E magari uno che non so, che è a New York per un po' di tempo, non sa esattamente cosa fare, ma si faccia una passeggiata qui oppure si vuole provare qualche ristorante etnico, vuole mangiare cose un po' diverse dal solito, venga qua. Non so adesso i prezzi esattamente come siano, ma non penso che siano carissimi. Ho visto un sacco di gente che ci andava dentro, quindi non penso proprio che siano carissimi. Ecco, e perché sono andato qui in questa zona di Hell's Kitchen? Perché anche qui volevo mostrarvi alcune cose. La prima che vi mostro si chiama Clinton Court ed è un vicolo, praticamente un piccolo cortile. Adesso ci sono i bidoni e la spazzatura. Ma anticamente, adesso poi quando ci arriviamo ve lo dico. Ecco, intanto guardate che belli che sono questi scali d'incendio in ferro battuto, adesso lo vedrete, questo piccolo vicolo, vedete, chiuso da questo cancello, si chiama appunto Clinton Court ed era un vicolo per il parcheggio dei carri. Qui stiamo parlando
1777, pensate un po', questo è appartenuto a un certo George Clinton, che è stato governatore di New York dal 1777 al 1795, e quello era dove veniva parcheggiato il carro con i cavalli. Quindi, ovviamente non potevano metterlo davanti alla strada, avevano fatto questo specie di vicolo, nel quale appunto era il parcheggio, diciamo, dell'epoca. Dove viene appunto messo questo, il carretto con i cavalli. Adesso questo è diventato solo un posto dove buttano spazzatura. Vedete, qui c'è un signore lì che ha buttato. E poi, ecco, questo andando avanti, questo è il super shuttle, invece l'ho visto, quindi ve l'ho documentato, per le persone che non vogliono prendere il taxi, non vogliono prendere la metropolitana. Super shuttle è quello che porta dagli 8 ai 10 turisti alle loro destinazioni. Ecco, scusate, qui mi fermo un attimo, perché invece qui adesso voglio parlarvi di questa cosa. Allora, stavo scendendo per strada. E mi è capitata, ragazzi, una cosa straordinaria. Allora, piccola premessa. Io l'ho detto, dunque, mi si blocca ogni 2 secondi. È un problema solo tuo, smashing o anche a Mary Libellula? Audio ok, video ok, AJ. Allora, probabilmente è il tipo di connessione che avete, ragazzi. Se avete una connessione un po' lenta, ma ecco, io benissimo. Se avete una connessione un po' lenta, è possibile che magari vada un po' a scatti. Vabbè, comunque, niente. Torniamo al discorso che facevo prima. Piccola premessa. Allora, io ho già detto anche l'anno scorso una questione intorno alla religione. Io, non, come già detto, non sono un gran cattolico, non vado a messa la domenica. Però, insomma, credo di avere una mia morale. Secondo me la religione è una cosa molto più intima che non il fatto di andare a messa la domenica. Questa è un'opinione del tutto personale, adesso non voglio scatenare polemiche. Ho grandissimo rispetto per i credenti, per i fedeli, eccetera. Chiedo altrettanto rispetto verso di me, che sono uno, insomma, che è un po' più agnostico, un po' più laico. Eppure, però, avendo questi valori. Vi ho fatto questa premessa perché, camminando per questa strada, ho sentito a un certo punto un coro provenire dall'interno di una scuola. Allora, io sono entrato in questa scuola e ho visto una cosa assolutamente straordinaria. Adesso poi l'ho documentata e la vedrete. È un gruppo di persone appartenenti a una religione che mi hanno spiegato, poi ho parlato lì a lungo con una persona che era lì, una religione che non è riconosciuta, molto vicina al cristianesimo, al cattolicesimo, ma insomma deve essere, mi sembra, un po' in contrasto con la chiesa ufficiale. E la funzione, era domenica ieri, quindi loro sono lì tutti i giorni, poi vi do anche l'indirizzo in modo che se venite qui invece che andare ad Harlem, io vi consiglio di andare qua. Tutte le domeniche fanno questa funzione e consiste in una specie di coro che canta, come spesso succede qui in New York in queste funzioni, e poi alla fine c'è il pastore che fa la predica. Allora, ragazzi, io sono veramente rimasto emozionato. Secondo me, se Dio c'è, ecco, era lì in quel momento. Adesso lo vedrete. Vi dico subito, è una cosa che dura molto, perché dura sui 10 minuti, quindi se siete interessati rimanete e ve la guardate, io non intervengo, vi lascio sentire solo la musica. Ovviamente è la musica ripresa dalla mia telecamera, quindi non sarà perfetta, però secondo me già un'idea ve la dà. Insomma, se siete interessati la vedete, se no andate, fate quello che volete, ve l'ho detto, dura 10 minuti, la lascio così com'è, senza nessun commento, e in modo che ve la possiate gustare esattamente come me la sono gustata io e come mi ha emozionato. Eccola qua, adesso la faccio vedere. Yeah.
Thank you.
The Lord is your horn of salvation. He's the strong arm that has lifted you up, carried you and sustained you even in the For even in the hour when you thought you could trust in the things that were round about you, things that had been in place for years and years and years, but yet in the hour of need, these things did not deliver you. For the Lord your God is your strength and your song, your strong power in whom you can run into in the hour of need. For each man's steps, he knows not what awaits him the next day. For in one season he can be strong and sustained, but in the next season he can find himself crumbling down. For the Lord your God says, my arm is never too short to save. Ecco ragazzi, io credo che questa cosa mi sia valsa la vacanza. Ho trovato questa cosa veramente unica, adesso non so come la pensiate voi, veramente questa è sublime. Cioè io adesso ho fatto un montaggio come dire, di pezzettini vari, io sono stato lì veramente un sacco di tempo. Poi ho parlato anche con un loro rappresentante, ci siamo scambiati gli indirizzi, le cose. Veramente è una cosa veramente sublime, vi garantisco. Adesso vi faccio vedere dov'è, per cui se qualcuno viene qui a New York e vuole andarselo a vedere, loro sono lì tutte le domeniche e quindi credo che sia un'informazione utile. Allora, è questo, si trova questa è la 10ª Avenue, la 45ª Street, vedete, e sono sulla 45ª strada, subito dopo la 10ª andando verso il fiume, diciamo, andando verso ovest. Vedete lì in fondo ci sono queste porte. Quella è una scuola pubblica perché mi hanno detto che loro non hanno i soldi per poter avere un loro edificio, quindi si fanno prestare praticamente questa scuola e niente, la domenica fanno la loro funzione lì. La scuola è questa, è una scuola pubblica, public school, e vedete lì l'indirizzo, 520 West, 45ª strada, comunque sulla 45ª passate la 10ª Avenue, quindi per chi vuole venire, secondo me questa è una cosa veramente utile, 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 da brividi. Poi proseguendo, vabbè adesso chiusa con questa cosa, proseguendo si arriva alla famosa Intrepid, dove c'è il museo navale degli aerei, del quale spesso si è parlato anche di questo nel forum. Questa è una cosa abbastanza turistica, però anche qui c'è una piccola particolarità. Vedete lì sulla destra dell'Intrepid c'è quel ponte, vedete, quello è un ponte sospeso, e generalmente i ponti sospesi hanno due piloni, uno all'inizio e uno alla fine, e poi i cavi che lo sostengono, mentre invece questo è uno dei pochissimi ponti nella zona di New York che ha un unico pilone centrale e i cavi che lo sostengono. Veramente uno dei rarissimi esemplari di questo tipo, è stato completato nel 2002, quindi è una costruzione recente questa, però insomma è una particolarità. Ecco, comunque lì in fondo poi vedete l'Intrepid. Io ero stato al museo navale un po' di anni fa, francamente qui intanto c'è la CERC Online, che è quella che organizza le gite turistiche intorno a Manhattan, sul battello, molti di voi, e anch'io l'ho fatto un po' di volte. Io ero stato qui al museo dell'Intrepid, francamente a me non mi aveva entusiasmato, dico la verità, proprio io non sono un grande appassionato, poi magari chi è appassionato di queste cose lo troverà invece molto interessante, qui sono opinioni del tutto personali. Quindi poi sono risalito qui verso Times Square, questo è il Birdland, è un locale dove fanno jazz, è uno dei locali più rinomati di New York dove fanno jazz, la sera si può andare lì, ascoltare musica e si può anche mangiare. E qui niente, sto risalendo verso Times Square, che poi vi mostrerò. Ah, ecco, intanto qui, ecco, questo è l'hotel W, e a fianco, guardate che bello che è questo palazzo. Io lo dico sempre, a New York non guardate per terra e non guardate le sommità dei grattacieli, guardate sempre a mezz'aria, perché vedete le cose straordinarie, vedete queste costruzioni, questi fregi, questo palazzo che secondo me, cioè, potrebbe essere in qualsiasi città europea. Ecco, anche i teatri, vedete, uno guarda le vetrine dei teatri, però se alzate gli occhi un momentino, vedete che belli che sono queste costruzioni. Proprio
anche storiche, se volete. Guardate che con tutte queste sculture, queste cose. E a proposito di sculture, poi adesso parliamo di un'altra cosa che vi spiego appena arriviamo in Times Square. Ecco, qui siamo in Times Square, ovviamente tutti noi conosciamo Times Square, tutti noi ci siamo stati, abbiamo fatto fotografie, video, eccetera. Però anche qui, piccola chicca, guardate qui sulla destra dove c'è Fridays adesso, vedete quella costruzione con quelle statue. Lì fuori, questa è un'altra cosa particolare. Questo si chiama Israel Miller Building, è stato costruito dal 1927 al 1929, era un negozio di scarpe. E nel 1927 la Miller Company fece fare un voto pubblico per stabilire le migliori attrici dell'epoca e il risultato fu Ethel Barrymore per Ofelia, la cantante ballerina Marilyn Miller per Sunny, Mary Pickford per il piccolo Lord e la soprano Rosa Poncel per la Norma di Bellini. Fecero fare le sculture di queste quattro attrici e le misero lì fuori di quel building. Quindi è un'altra curiosità per chi viene a New York, provate a guardare, andateci, se vedete Times Square, andate lì a fianco, vedete. Queste piccole curiosità. E poi invece questa è la statua di Father Duffy, cosiddetto. Questa è stata la coda di quelli che vogliono comprare i biglietti per i teatri di Broadway a prezzo scontato. La statua di Father Duffy, che era un padre appunto Francis Duffy, che apparteneva alla Trinity Church, che fu arruolato nella Prima Guerra Mondiale, si distinse particolarmente, fu anche decorato e questo è il monumento che lo ritrae appunto in divisa. Ecco, e qui torno in video io. E quindi qui finisce anche la giornata di domenica. Ragazzi, io credo che questo sia stato avervi dato una visione di New York, sì, certo turistica, ma anche accostata a delle cose un po' più particolari come piacciono a me. Poi ieri sera invece sono uscito con Mary Libellula e una sua amica, siamo andati a mangiare fuori in un posto bello, un ristorante siciliano, abbiamo mangiato cucina siciliana e abbiamo mangiato molto bene, molto molto bene. Adesso non so, non ho l'indirizzo, poi magari mi consulto con Mary oppure ve lo dirà lei. Comunque da consigliare. Tra l'altro mi diceva che il capo chef è un suo amico, però ieri sera non c'era perché doveva fare un altro tipo di lavoro. Insomma, c'era il suo assistente che è venuto da noi, ci ha salutato, abbiamo chiacchierato un po' italiano. Bello, bella serata. E l'abbiamo poi conclusa, siamo andati a sbevazzare in un altro posto, mi sono fatto il solito mojito. Io non avevo la telecamera, ieri purtroppo non ho fatto il video, però Mary, che è sempre invece molto più prudente, più come dire, previdente di me, ha fatto un video col telefonino, me l'ha mandato proprio stamattina, sono pochissimi secondi, quindi ve lo faccio vedere così com'è. Ovviamente era tutto molto buio, quindi si intravede qualcosa. Vedrete i barman che utilizzano le specie di fazzolettini che hanno acceso per fare specie di giochi di fuoco e cose. Però insomma, giusto per darvi un'idea, sono proprio pochi secondi, pochi secondi. Eccolo qua. Ecco, questo ero io bello, già bello allegrotto. Ecco, niente, questa è una piccola cosa così. Siamo usciti io, Mary e una sua amica che lavora un po' nel mio campo, per cui abbiamo chiacchierato anche un po' di queste cose. Va bene, ragazzi, io penso di avervi dato un po' di cose carine, se non altro spero intelligenti, ecco, che non si limitino alla solita visione turistica della città, ma insomma che abbia dato anche qualche informazione utile. Quella del coro, secondo me, ripeto, è una cosa che vale la vacanza. A questo punto siamo stati insieme quasi un'ora, io credo che per oggi sia a posto, sia tutto, vi saluto, ci vediamo domani e vi lascio come al solito, col solito e grandissimo ciao!